che ha vissuto qui, venendo tutte le estati, avevo degli amici, quando si arrivava si facevano trovare tutti sulla salita e ci accoglievano a braccia aperte con tutto il loro cuore semplice, i loro profumi. Noi si veniva per l'apertura di caccia, si cacciava tutto il giorno ed era un mondo veramente meraviglioso. Peccato che questo mondo ora sia rappresentato da tre muri cadenti. Quando si arrivava a Toiano, la prima cosa che ci accoglieva era il profumo del pane o delle schiacciate appena uscite dal forno. Ed era, devo dire, una grande emozione. Ora Toiano è completamente abbandonata. Si sta lottando tutti quanti perché ci sia un recupero e speriamo di farcela. Comunque, la cosa importante è che nel 1947, praticamente col grosso fatto dell'Elvira Orlandini, Toiano si spopolò. La gente era stanca di vivere nelle case lontane dal centro, senza l'acqua, senza la luce, e quando succedeva le notti di tempesta che il medico veniva chiamato da Palaia, arrivava con calesse e si immagina il disagio, la sofferenza di chi vedeva soffrire le persone che praticamente aspettavano questo medico che doveva arrivare da tanto lontano. È chiaro che quando poi si sono cominciati a aprire delle prospettive di lavoro nelle fabbriche, vedi la Piaggio con la Vespa, la gente ha abbandonato e è andata alla ricerca del lavandino, dell'acqua corrente, della luce, di tutti quei comfort che sono caratteristici della vita moderna. Intorno a quegli anni lì una società svizzera comprò le case, lo comprò praticamente tutto questo paese, tranne alcuni abitanti più risoluti che non vollero cedere le loro proprietà. Si presentò quindi il problema di una chiusura del paese a cui praticamente tutti i cittadini ci si oppose, perché non ci sembrava giusto che un paese che era stato di tutti poi all'improvviso diventasse tipo tonda, che per entrare ci vuole il passaporto. Forse fu questo, forse furono tante altre ragioni, o forse un destino a cui Toiano necessariamente andava incontro. Fatto sta che questo paese è stato abbandonato, sia dalla società svizzera che da pochi abitanti rimasti, tranne qualcuno che con coraggio ha mantenuto la proprietà. I problemi attuali sono gravi e importanti. Prima di tutto dobbiamo portare l'acqua, perché senza l'acqua non c'è vita. Questo unico abitante che riesce a sopravvivere ci se la va a prendere al pozzo, però ci sono tante case che forse vorrebbero essere comprate, ma senza l'acqua i muratori non possono fare i lavori, insomma l'acqua ci vuole. Questo paese aveva una sua vita, tant'è vero che dove c'è questo tavolo c'era un biliardo, no? Qui siamo nel circolo, questo era il circolo del paese, si giocava a boccette, la gente faceva la pizza in comune, viveva, venivano dagli altri paesi, andavano a caccia. Però al di là, tutti quanti sono rassegnati, no? Sì, perché in fondo lì crolla, frana, insomma. E poi non è vero, no? Crolla perché nessuno vuole comprare, perché non c'è l'acqua. Ci sono studi geologici che dicono che il paese è sano, è sul tufo. Se ne possono fare altri studi, e comunque non è quello lì il problema. Il problema è che non c'è un ritorno economico, la speculazione non c'è arrivata, e quindi ciò che non è in odore di speculazione è destinato a perire, no? Questo è una cosa molto consumistica, molto triste. Toiano non è solamente di chi ha comprato questi quattro mattoni, Toiano è di tutta la zona, è di tutti quanti, è di tutta la provincia di Pisa, dell'Italia e dell'Europa. È un borgo medievale che se non si porta l'acqua a breve diventerà un mucchio di Marcello, tra poco.